Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del telegiornale di Federfarma Channel. Diamo una rapida occhiata ai titoli di oggi. Capitali in farmacia, il Movimento 5 Stelle ribadisce il suo no. Chiazzese, la vera lobby sono le multinazionali. Giornata di raccolta del farmaco. Lombardia in testa per numero di farmaci aderenti e farmaci donati. No a sospensione delibere assemblea, sentenza accoglie tesi difensiva di Federfarma. Fenagifar e Fondazione Umberto Veronesi insieme per divulgazione contenuti scientificamente comprovati. Ingresso dei capitali in farmacia, futuro della professione e farmacia dei servizi. Sono questi i temi cardine al centro dell'intervista di Giuseppe Chiazzese, deputato del Movimento 5 Stelle e farmacista siciliano, ospite ieri degli studi di Federfarma Channel. Durante l'intervista realizzata dalla collega Rossella Gemma, il deputato 5 Stelle ha ribadito le sue preoccupazioni sull'entrata dei capitali nelle farmacie, ma ha anche affrontato il tema legato al futuro della professione. Ma ascoltiamo uno stralcio del suo intervento. Sono assolutamente contrario all'entrata delle società di capitali in farmacia, ahimè sono già entrate, lo sappiamo tutti. Abbiamo presentato un emendamento in sede di legge di bilancio che però è stato espunto, ma sicuramente ritenteremo col prossimo provvedimento utile, perché la ratio è questa: la salute viene prima ovviamente dei soldi, ahimè per qualcun altro prima di noi invece non è stato così. Vorrei aggiungere anche una seconda cosa: abbiamo 18.000 farmacie su tutto il territorio nazionale, 18.000 professionisti che possono produrre un forte risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale. Dobbiamo appunto coinvolgere questa categoria nella gestione del paziente cronico, dobbiamo poter accedere al fascicolo sanitario elettronico, perché possiamo migliorare la salute dei nostri cittadini e portare un effettivo risparmio sul Servizio Sanitario Nazionale, riducendo ovviamente l'ospedalizzazione di pazienti che ad esempio non aderiscono alla terapia in maniera adeguata. Basti pensare ad esempio che anche per una semplice patologia antipertensiva, può sembrare banale, ma l'aderenza terapeutica è bassa, lo è ancora di più per patologie come la BPCO. E lì noi farmacisti possiamo effettivamente rappresentare una svolta per migliorare le percentuali di aderenza terapeutica. Sono oltre 1.100 le farmacie lombarde che hanno aderito all'edizione 2019 della giornata di raccolta del farmaco, che si svolgerà sabato. I medicinali raccolti saranno consegnati ai circa 400 enti assistenziali del territorio, che poi li doneranno alle persone indigenti. Con poco possiamo fare molto, ha ricordato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sottolineando la possibilità di donare anche confezioni di farmaci lasciate a metà. La presidente di Federfarma Lombardia, Anna Rosa Racca, ha invece ricordato che si può donare quotidianamente al banco del farmaco. Una circolare Federfarma comunica la decisione del Tribunale Civile di Roma, che ha respinto la richiesta del Presidente dell'Unione Regionale Calabria e dei Presidenti di Federfarma Cosenza, Reggio Emilia e L'Aquila, di sospendere le delibere dell'Assemblea di Federfarma Nazionale adottate il 13 e il 14 dicembre 2017. Accolta perciò la tesi difensiva del sindacato dei titolari di farmacia sul difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti. Educazione alla salute e divulgazione di contenuti scientificamente comprovati. I due macro obiettivi della nuova partnership siglata dal presidente Fenagifar Davide Petrosillo e da Paolo Veronese alla guida della fondazione dedicata al padre Umberto. A far parte di questa partnership anche Pharma Community, nata con il preciso intento di contrastare le fake news e fornire un'informazione vera e certificata. Una vera e propria comunità virtuale, come descritta dal presidente Davide Petrosillo, raggiunto telefonicamente dalla nostra Rossella Gemma. A pochi mesi dalla nascita di Pharma Community abbiamo siglato questa prima grande collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi. Una vera community necessita della collaborazione di tanti attori che consolidino una rete viva e dinamica. Fondazione Umberto Veronesi rappresenta un'eccellenza italiana nel campo della ricerca scientifica, della prevenzione e nella progettualità finalizzata al bene dell'individuo. Questo contributo, unico nel suo genere, non può che certificare ed impreziosire l'impegno e la missione di Pharma Community, che è quella di contrastare le fake news e fornire uno strumento di informazione sanitaria vera e certificata. Con l'intervento di Davide Petrosillo chiudiamo l'edizione odierna del telegiornale di Federfarma Channel. Vi diamo appuntamento a domani con lo spazio dedicato all'informazione.